quindi ci vuole una tecnologia sul veicolo che abbiamo detto, la captazione, e sull'infrastruttura c'è un sistema di conversione dell'energia elettrica che ha caratteristiche molto particolari, quindi abbiamo investito sia sul veicolo che sulla parte di infrastruttura. Ed è sostenibile dal punto di vista anche economico, perché mi immagino appunto una città come Ginevra, lo state sperimentando, penso a Milano dove sono veramente tanti filobus e autobus che vanno invece a combustibili fossili, quindi una soluzione come questa veramente, dicevo, potrebbe cambiare il volto delle nostre città. Ma dal punto di vista economico, se lo paragoniamo a un autobus, poi voglio dire, molte volte si paragona solo il costo di esercizio, quindi ancora credo che sia economicamente vantaggioso l'utilizzo di combustibili, anche se poi è assurdo se consideriamo altri aspetti che discutiamo oggi, però se lo paragoniamo a un filobus abbiamo fatto delle valutazioni e sicuramente competitivo, perché non c'è l'infrastruttura della linea elettrica aerea e anche il consumo e quindi la manutenzione della linea elettrica durante la vita del veicolo ha un suo impatto, quindi considerando questi aspetti ha un senso anche dal punto di vista economico. Il progetto è nato dal settore Italia di ABB? Allora, l'Italia gioca un ruolo importante perché diciamo, noi abbiamo tecnologie nel campo ferroviario, anche in Italia abbiamo recentemente acquisito aziende in questo settore. Il primo pilota è stato realizzato a Ginevra, dove c'è la collaborazione sia dell'ente dei trasporti di Ginevra che della utilities locale. Io direi che un applauso è il minimo per questa innovazione. Allora, premio e foto con il presidente Cogliati Dezza. Grazie e complimenti. Buon ritorno a Ginevra. Qui abbiamo iniziato col botto. Sì, speriamo che arrivino fino all'Italia, che scendano. Speriamo non si debba aspettare il Gottardo. Andrea, volevi... No, vai al prossimo. Ah, andiamo. Sì, pensavo volessi chiosare. Per Francesco Maranna è malato, per cui non ci sarà lui, ma ci sarà la responsabile di tutto il sistema area C del Comune di Milano, che è l'architetto Bellonzo. Veronica Bellonzi dovrebbe essere, sì. Buongiorno, benvenuta. Grazie. E qui il premio va all'area C. Buongiorno, ben arrivata. L'area C, i milanesi la conoscono bene, è quella parte della città dove si applica un pedaggio alle automobili in ingresso. Come sta andando intanto? Cosa ci dicono i dati? I dati ci dicono che sta andando benissimo, abbiamo avuto il 30% di calo del traffico all'interno dell'area C, il 34% di calo del black carbon e il 50% di incidenti in meno. Nel primo anno di sperimentazione, adesso dal 2013 è diventata definitiva la disciplina e quindi siamo contenti dei risultati. Beh, Cogliati Dezza, qua insomma è una di quelle sperimentazioni che stanno segnando un po', no? Un precedente per le città italiane. Quindi si abbassa anche il costo delle assicurazioni automobilistiche? Purtroppo non ancora, questo ci vorrebbe però. In teoria sì. Se lo calcolano sulla quantità di incidenti territoriali potrebbe essere, no? L'idea è a Milano si paga meno, aumenta sempre, poi non cala mai, poi non scende, certo. Intanto a Milano si paga già meno, a Milano un pochettino meno, già prima dell'area C, obiettivamente. Posso chiamare però a fare almeno da testimonial della premiazione in questo caso il professor Edoardo Croci. E beh, lui possiamo dire che è se vogliamo, modo, è il nonno di Area C. In certo. In qualche modo, con referendum, se non con la sua passata esperienza di assessore. E beh, lui è stato l'uomo che ha iniziato l'epopea dell'Ecopass, certo. Che è come... Buongiorno, Croci. Possiamo dire che insomma l'Ecopass sta ad Area C come i primati stanno poi all'Homo sapiens, no? È in fondo il progenitore, no? Di Area C. No, indubbiamente il progenitore, forse era già abbastanza sofisticato Ecopass per l'epoca. Evidentemente poi è un processo che ha avuto una sua continuità logica, nel senso che c'è stata una lunga fase di sperimentazione, anche perché non è facile poi stabilizzare questi provvedimenti, e di fatto è solo dal 2013 che la congestion charge milanese con Area C è un provvedimento stabile. Ecco, aggiungerei una cosa, che è proprio tra l'altro grazie
a Rod Price in milanese, prima Ecopass e poi Area C, voluta, ricordiamolo, ha detto bene Poggio, anche da un referendum popolare milanese che ha dato quel consenso fondamentale per fare cose di questo tipo, perché senza il consenso poi è difficile andare avanti. Ci fu un sì all'80%, qualcosa del genere, impressionante. Bravissimo, su 5 referendum l'80% su questo non era previsto neanche da noi promotori, dove c'erano associazioni ambientaliste, molti enti, ma non ce l'aspettavamo neanche noi. Ecco, devo dire, è soprattutto grazie al fatto che poi a Milano c'è un sistema di congestion pricing che si è potuto sviluppare tutta quella green economy locale fatta di bike sharing prima, car sharing poi, mezzi alternativi di mobilità sostenibile come il bus di quartiere e così via, nel senso che si è messo un forte disincentivo visibile anche nei comportamenti oltre che nel prezzo nei confronti dell'auto, e questo ha consentito nascere un mercato invece di mobilità green. Le due cose vanno assolutamente assieme. Assolutamente, è un sistema. Lo avrei chiesto all'assessore Maran se fosse stato qua con noi, lo chiedo a lei che è stato assessore in quel ruolo. Secondo lei a questo punto non è più una sperimentazione, è una certezza, Area C andrebbe ampliata, andrebbe rinforzata in quell'area? Se lei fosse ancora su quella sedia, cosa farebbe? Cosa proporrebbe? Ah, mi fa piacere che mi faccia questa domanda, perché in realtà nei referendum era già previsto anche la fase 2, cioè l'ampliamento di Area C insieme all'ampliamento delle pedonalizzazioni, più piste ciclabili e così via. Io credo che sia fondamentale, poi mi piacerebbe che fosse questa amministrazione a farlo, così l'amministrazione precedente ha iniziato, questa fa un passo ulteriore con Area C, ma anche con l'allargamento, credo che sia la direzione su cui deve andare Milano. E oggi leggevo sui giornali che ci sono problemi di bilancio, ma i problemi di bilancio che hanno portato anche ad aumenti del prezzo delle tariffe della TM piuttosto che di altre tasse, in realtà se avessimo a disposizione le risorse di un allargamento di Area C all'area della 90-91 e più avanti ancora quella ferroviaria, le risorse generate, circa 150 milioni di euro, sarebbero sufficienti ampiamente per il bilancio milanese e per realizzare tutti quegli investimenti in mobilità sostenibile di cui c'è bisogno. Forse questo va detto chiaramente ai milanesi: volete andare avanti in questa direzione o no? Ma io credo che i milanesi abbiano già scelto, insomma, votando al referendum. Sono sicurissimo, no, sono d'accordissimo, Croci, anche secondo me gli stessi dati che faceva vedere prima il professor Frey andavano in questa direzione. Sì, infatti. Ecco, un'ultima cosa volevo dire, magari un consiglio non richiesto all'assessore Terzi. Quando prima parlava degli incentivi alla sostituzione delle auto, questo in effetti è un provvedimento che, diciamo, 10 anni fa andava benissimo quando avevamo un parco auto molto vecchio. Oggi le auto, diciamo, delle classi Euro 0, Euro 1, Euro 2, che tra l'altro circolano molto poco perché la regione di fatto già 6 mesi all'anno impedisce di circolare, non sono più tanto un problema. Il problema è proprio la trasformazione dei comportamenti di mobilità dall'auto ad altri mezzi, ad esempio il car sharing, dove Milano negli ultimi anni, abbiamo visto i dati, è riuscita ad abbattere, a dimezzare quasi le immatricolazioni delle auto e a passare invece a sistemi più innovativi. Oggi la rivoluzione del car sharing con la liberalizzazione è un fatto epocale. Allora forse qua gli incentivi varrebbe la pena darli a chi lascia l'auto e passa alla mobilità sostenibile. Un tentativo che la regione in realtà fece già col Comune di Milano nel 2009, ma forse lo fece senza crederci troppo ed era troppo innovativo. Oggi effettivamente dire lascia totalmente l'auto e ti diamo un incentivo per car sharing, bike sharing, bus di quartiere, abbonamento eccetera, ripeto, c'è un precedente e sarebbe la scelta più innovativa. Assessore, una risposta? Ovviamente l'esempio del bollo citato è uno tra le tante azioni che intendiamo portare avanti, ovviamente. Senza dubbio ci sarà anche un'attenzione particolare al car sharing. Dicevo prima a margine che giusto settimana scorsa sono andata ad inaugurare a Bergamo, nella mia città, un sistema di car sharing che per esempio mette con un parco auto al 70% completamente elettrico, quindi non solo il car sharing è più ecologico che si possa pensare, e che per esempio ti permette di girare una città che non è enorme come Bergamo, ma che ha comunque dei problemi di traffico importanti soprattutto in centro, raggiungendo quelli che sono i punti principali della città. Fino anche l'aeroporto stanno lavorando anche per quello, proprio con un sistema. Cioè, tu arrivi in treno
Non devi nemmeno arrivare in auto, arrivi in treno a Bergamo e fuori dalla stazione dei treni c'è la pensilina del car sharing, che direi che è elettrico, insomma meglio di così, ma in questo senso senza dubbio ci impegneremo. Allora, foto di rito per l'area C, a questo punto anche con il testimonial Edoardo Croci, quindi le passate giunte, le presenti, le future. Una battuta dell'architetto Bellozzi, perché certo. La verità è il comune di Milano che viene... perché guardate, la motivazione della giuria è perché attraverso l'RC si è reso più accessibile il centro di Milano, quindi non è solo la motivazione ecologica in cambio di una punizione, ma è proprio il contrario. No, sicuramente io lavoro in centro, ho questa fortuna, da quando c'è l'area C, chi come me tutti i giorni sta in centro ha notato la differenza, cioè è più accessibile il centro a chi ci deve stare tutto il giorno, quindi il disagio iniziale di pagare questa congestion charge si ripaga dai benefici di chi poi deve sfruttare quest'area sia per lavoro che per il tempo libero. Quindi credo sia un investimento che il Comune di Milano porterà avanti e sono molto soddisfatta dei risultati. Bene, grazie architetto. Allora, complimenti ancora, l'area C si porta a casa il premio. Grazie Croci. Abbiamo fatto tutto l'albero genealogico dell'area C a questo punto e andiamo con il prossimo premiato, anche questo è incredibile. Qui andiamo invece nel settore navale. Dovrebbe esserci con noi l'ingegner Maurizio Archetti con il dottor Ceccherelli della Eco EGC, l'Eco Spray Technologies. Buongiorno. Buongiorno. Ben arrivati. Voi, buongiorno. Allora, voi avete presentato un progetto incredibile perché andate a depurare che cosa? Non i tubi di scappamento delle automobili, qualcosa di un po' più grosso. Sì, praticamente abbiamo pensato di fare un qualche cosa che era come i filtri antiparticolato sui camion e sulle auto, farli un tantinello più grosso e metterli sulle navi. Sulle navi? Cioè le navi quelle gigantesche che vediamo passare, che hanno invece che dei tubi di scappamento delle ciminiere, voi riuscite a... abbattere e ridurre le loro emissioni. Le navi hanno ovviamente dei motori diesel, i motori diesel producono fumi, i fumi hanno delle sostanze inquinanti, facendo noi praticamente attività di trattamento fumi abbiamo detto ma andiamogli una pulitina a sti fumi, poi dopodiché si possono passare ulteriormente in una torre di lavaggio proprio totale che funziona con l'acqua di mare. E poi dopo si riscarica l'acqua di mare pulita nuovamente in mare. Beh, meglio, sì, no, perché era brutto scaricarla sporca, certo. No, ma è chiarissimo. Sì, perché Filippo Vittorio, non esiste in marina l'euro 0, euro 1, euro 2. Ah, cioè lì si può fare quello che si vuole. Il peggio viene bruciato nei motori delle navi. Questa è fondamentale, questa innovazione. Ma tutto il settore della navigazione in Italia, ma non solo in Italia, è rimasto molto ai margini dell'innovazione, dalle petroliere che viaggiano, che sono diciamo le carrette del mare, che viaggiano con uno scafo solo, al controllo di inquinamento, per non parlare dei drammi stile Concordia che riguardano diciamo un altro genere. Se questo è un principio per cominciare a mettere ordine, a investire in quell'ambito, credo che sia da vedere con enorme favore, anche perché in Italia le cosiddette autostrade del mare, su cui non si è mai fatto nulla, sarebbero invece un investimento strutturale molto molto importante. Abbiamo visto negli ultimi mesi l'impegno di Legambiente, per esempio, sulle rotte di queste grandi navi, penso a Venezia, giusto per citarne uno. Sì, Venezia rappresenta diciamo, un'offesa alla cultura, alla storia non solo dell'Italia ma del mondo intero, perché vedere passare a 20 metri da San Marco dei grattacieli galleggianti credo che metta l'ansia a chiunque, anche se lo vede solo in fotografia. E a proposito di città portuali, si è candidato quest'anno, però gli suggeriamo di andare all'anno prossimo, il progetto di ABB per i porti. Cioè nei porti le navi tengono accesi i loro motori per i consumi elettrici interni e inquinano un botto. ABB dovrebbe realizzare a Genova, per cui gli abbiamo detto presentate l'anno prossimo quando l'avete realizzata, perché noi soltanto realizzazioni siamo, che le navi quando arrivano spengono i loro motori e si attaccano ai servizi energetici portuali, questa volta puliti. Ah beh, questa certo. È un
un'altra partita importante che speriamo di premiare l'anno prossimo. A questo proposito, per esempio, con Ecosistema Urbano noi ogni anno registriamo che Venezia, che non ha un grande traffico automobilistico, diciamo, a Venezia del Mare, ha comunque un forte inquinamento atmosferico dovuto in parte a questo fenomeno, in parte anche ai cosiddetti vaporetti che sono ancora, diciamo, fortemente inquinanti. Quindi c'è veramente un lavoro di innovazione, di rinnovamento di tutta la struttura molto molto significativo. Allora, complimenti doppi per l'idea e per la semplicità, perché in fondo, semplicità tra virgolette, perché nessuno ci aveva ancora pensato. Un applauso a EcoSpray Technologies. Complimenti, arrivederci. L'ultimo di questa sezione mobilità è un progetto incredibile, dovrebbe essere con noi Marco Tontini, l'amministratore unico di Eurocubia. Eccolo qua, buongiorno. Sentite un po' che cosa ha inventato il giovane Tontini. Quanti anni ha? 29. 29 anni, la giacca perché voleva fare il paio con gli atti d'Ezza. Sì, No, giusto, non è di velluto. Allora, ci dica cosa ha inventato. Beh, si è parlato tanto di car sharing. Noi abbiamo introdotto attraverso il nostro portale spedingo.com il concetto di cargo sharing. Quindi fondamentalmente consentiamo l'incontro tra domanda e offerta nel settore dell'autotrasporto. E la nostra è una startup che è nata poco più di un anno fa. E nel corso di un anno abbiamo fatto, abbiamo matchato sostanzialmente 50.000 offerte e richieste di spedizione. Cioè, faccio un esempio: il camion arriva con il suo carico a Milano, parte da Bari, arriva a Milano, scarica, dopodiché di solito se ne torna a Bari vuoto. Esatto, sostanzialmente si tratta dei cosiddetti viaggi di ritorno a vuoto, che sono un fattore molto, molto rilevante presente nella nostra economia. Secondo statistiche della Commissione Europea, oltre il 25%, quindi un camion su quattro viaggia completamente scarico. E la vostra idea è stata? È stata quella di far incontrare attraverso un internet marketplace domande e offerta, quindi effettuare un matching giornaliero attraverso questo nostro portale sviluppato in-house, quindi la struttura è proprietaria. Cioè, io che arrivo a Milano scarico, devo tornare a Bari, che faccio? Vado sul vostro sito. Attraverso smartphone o tablet viene sul sito, lei, trasportatore registrato ed in regola, visualizza tutti i carichi che può intercettare nella sua rotta, e invia istantaneamente sul sito la propria offerta, che viene accettata e pagata contestualmente dal cliente, e in questo modo si ha matching. Quanti ne avete fatti in un anno? Circa 50.000 trasporti intercettati. Facciamo un super applauso qua. Questi sono campioni, c'è una domanda dal pubblico. Ai privati intesi come? Ai camionisti. A lei dice: Andrea Poggio fa il trasloco, va a Torino, poi alla macchina vuota torna a Milano. È però più complesso. C'è secondo me un tema di sicurezza, un tema di sicurezza e di legalità. Il nostro progetto è partito per offrire un matching tra aziende di trasporto e aziende produttive. È evoluto nel corso dei mesi per affrontare un altro tema molto rilevante, che è quello dell'esigenza di trasporto da parte di utenti privati. C'è un mercato di riferimento, che è quello dell'e-commerce consumer to consumer, quindi sostanzialmente una persona che vuole acquistare un divano, una motocicletta sui siti di annunci come subito.it ha l'esigenza di farsi spedire l'oggetto, visto che dall'altra parte c'è un privato. E ad oggi l'80% del matching che facciamo è tra privati ed aziende di trasporto dall'altro. Una possibile evoluzione può essere poi quella di espandere anche ai privati il lato dell'offerta. Lì però, ripeto, c'è ancora un tema di sicurezza, quindi è una cosa molto vicina al carpooling, è una cosa successiva. Cogliati d'Ezza. Ma intanto questo potrebbe essere un modo per risparmiare nella fiscalità generale quei 400 milioni che si danno ogni anno al trasporto su gomma, perché riducendo i costi a vuoto del sistema possiamo risparmiare tutti quanti. Poi, diciamo così, faccio fare una battuta cattiva, è anche un modo per ridurre la quota di traffico illecito di rifiuti che i camion vuoti, poi magari per ammortizzare i costi, portano dal nord al sud dell'Italia. Certo.
certo. Chi siete voi? Eurocubia vuol dire un giovanissimo 29enne e? La nostra società ha sede sociale a Milano, anche se il concetto di sede non ci appartiene. Siamo un gruppo di ragazzi che si è associato e lavora da remoto, quindi ognuno con le proprie competenze, sia in ambito di tipo finanziario, sviluppo web. Quanti siete più o meno? Ad oggi siamo in quattro che collaboriamo e speriamo di crescere presto. Anche quattro, età media? Beh, siamo sui 30 anni, sì. 30 anni, quattro hanno fatto questa roba qua, incredibile. Triplo applauso e foto di rito. Complimenti, davvero. E con questo abbiamo chiuso i premi mobilità. Allora, torniamo a sederci, Andrea. La parola a Duccio Bianchi. Scusate, sono sbrigativo, non faccio i miei commenti tra l'uno e l'altro perché dobbiamo recuperare un pochino di ritardo. Però abbiamo dei bei premi e dei bei segnalati quest'anno, direi. L'altro, la terza sezione riguarda un insieme abbastanza ampio di temi, l'abbiamo messa diciamo sotto questa voce, la terza rivoluzione industriale o se vogliamo l'uso efficiente delle risorse. In sintesi, noi abbiamo dei progressi in atto verso la dematerializzazione della produzione e dei consumi, abbiamo un insieme definito interessante, innovativo di strategie di efficienza delle risorse e di policy europee per una economia low carbon, a bassa intensità di materiali, eccetera. Abbiamo individuato oggi degli assi di questa economia low carbon, che sono sicuramente le energie rinnovabili, la capacità di avere dei cicli multipli delle risorse, delle materie impiegate, l'uso di biomateriali, bioraffinerie, eccetera. E un ultimo problema che è meno affrontato, ma che è cruciale, che è legato a un cambio di dieta e quindi diciamo a una in qualche modo a una diversa agricoltura e a una diversa alimentazione. La green economy sta diventando di fatto questo, cioè un'economia industriale e della conoscenza, appunto low carbon e dematerializzata. Nel corso dei suoi anni questo premio ha in qualche modo cercato di mettere in evidenza dei buoni esempi al riguardo. Noi siamo dentro un ciclo di crescita molto forte dell'economia mondiale, la vediamo meno quando pensiamo all'Italia, ma il ciclo c'è tuttora in maniera diciamo importante. Dentro questo ciclo di crescita dell'economia, del benessere, di uscita dalla povertà di centinaia di milioni di individui nell'arco degli ultimi 20 anni, vi è stata anche una importante crescita, sostanzialmente un po' più che un raddoppio tra il 1980 e il 2020, si prevede diciamo, del consumo di risorse materiali, di biomasse, di minerali, di metalli, di combustibili fossili. Complessivamente tutti gli indicatori rilevanti ci segnalano
una crescita dei consumi, ad esempio rimanendo sui due indicatori chiave, diciamo i consumi energetici e le emissioni di CO2, noi abbiamo diciamo una crescita tra il 90 e il 2012 che è pari a circa il 45% su scala mondo delle emissioni di CO2, circa il 50% dei consumi di energia, con un incremento che è ovviamente concentrato nei BRICS, dove diciamo questi aumenti sono all'incirca stati del 200%, mentre i paesi ricchi, i paesi del G7 o l'Unione Europea sono sostanzialmente stabili. L'altra partita importante è quella dei consumi alimentari e agricoli. In un contesto di riduzione delle aree agricole nei paesi sviluppati, di espansione delle aree agricole in molti casi a detrimento delle aree diciamo forestate o vergini nei paesi emergenti, noi abbiamo diciamo anche un cambio di consumi alimentari che è diciamo il grande driver di questo di questi crescenti impatti agricoli sulle risorse nonostante l'incremento della produttività agricola. Il driver principale è il consumo di carne. Diciamo nell'arco di 40 anni un paese come la Cina è passata da 10 a circa 60 kg abitante all'anno di carne un incremento importante c'è stato in Brasile, per ragioni di povertà e culturali non c'è in India, ma ormai diciamo in questi paesi i consumi pro capite si avvicinano molto ai consumi medi dei paesi europei, restano ancora un po' distanti da quelli americani. Questo tema è rilevante perché queste produzioni sono tra le produzioni che hanno un impatto in termini di domanda di energia da un lato e soprattutto di emissioni climalteranti dall'altro più forti in assoluto, sono una delle componenti chiave del cambiamento climatico e perché non solo nei paesi sviluppati, ma ormai in molte altre aree, l'America Latina in primo luogo, anche in alcune aree asiatiche, questo cambio alimentare si porta dietro un nuovo problema che è quella di una estrema crescita di popolazione in sovrappeso ed obesa, che è un carico anche in termini sanitari notevole. Queste tematiche, diciamo, di una conversione sono il cuore della strategia 2020 che ridefinisce in qualche modo un nuovo modello di economia sociale di mercato in Europa, includendo, diciamo, il tema di una economia basata sull'educazione e sulla ricerca, low carbon e ad alta efficienza nell'uso delle risorse e di tipo inclusivo, cioè che pone una forte attenzione, diciamo, a avere alti tassi di occupazione, coesione sociale, coesione di genere e coesione territoriale. Il tema della green economy in qualche modo si situa qui. È anche in parte, diciamo, è il tentativo, diciamo, è il modo in cui noi decliniamo una parte significativa di questo progetto di una economia low carbon ad alta efficienza di uso delle
risorse basata sulla ricerca e sulla conoscenza. L'Unione Europea ci ha individuato alcune politiche e vediamo a che punto siamo. È importante capire che dobbiamo avere diversi orizzonti temporali, una visione di lungo termine, il 2050, nelle varie roadmap in cui sono declinate queste politiche, degli obiettivi più ravvicinati erano gli obiettivi 2020. Recentemente per la parte energia e clima si è ridefinito un obiettivo al 2030 e un insieme di azioni immediate. Questo deve servire per gestire questa trasformazione dell'economia. I punti qui sono individuare quali sono i colli di bottiglia e le barriere, intervenire su tutto il tema della fiscalità, che era stato appunto richiamato anche introduttivamente e che è stato ripreso successivamente, il che vuol dire eliminare i sussidi inefficienti. Noi abbiamo oggi ancora sussidi importanti a alcune fonti fossili, abbiamo sussidi sui trasporti su gomma, abbiamo altri sussidi un po' nascosti e occulti, su politiche che sono alternative a quelle che vengono individuate come quelle prioritarie. E abbiamo poi il bisogno di ripensare la fiscalità. Perdo un minuto su questo per dire che noi abbiamo la percezione che in Italia, in parte giusta, vi è un'alta pressione della fiscalità sull'energia, alcuni dicono anche sulle automobili, eccetera. Non è una percezione infondata. L'Italia ha complessivamente, il peso della fiscalità sull'energia in Italia è uno dei più elevati, poi è distribuito in modo iniquo al suo interno. E oltre al peso, delle tasse, c'è un'altra forma di fiscalità importante, che è quella, di una massa anche rilevante di incentivi che sono, rivolti a alcune scelte energetiche. Ma dentro questo c'è una percezione anche errata. Per ogni TEP, per ogni tonnellata equivalente di fonti fossili consumata in Italia, la tassazione al 2013, dopo l'incremento delle accise energetiche ferme al 1994, fatto nel 2011 dal governo Monti, determinano un livello di tassazione per ogni tonnellata di petrolio inferiore a quello della metà degli anni 90. La tassazione su ogni veicolo oggi è inferiore del 10% a quello dell'inizio degli anni 2000. La tassazione su ogni tonnellata conferita in discarica oggi, qui mi ricordo anche il numero preciso, è in media di 12 tonnellate contro i 16 dell'inizio degli anni 2000. Cioè si sono ridotte queste tassazioni. Il livello di incidenza sul PIL e sulle entrate tributarie totali delle tassazioni energetiche, automobilistiche e sui rifiuti in Italia è inferiore oggi rispetto a quello degli inizi degli anni 2000 e molto inferiore rispetto a quello degli anni 90. È uno dei casi, mentre nel frattempo l'Italia ha visto quindi scendere questa incidenza e ha visto crescere l'incidenza sul totale delle entrate tributarie e sul PIL della tassazione sul lavoro. C'è stato in realtà questo spostamento: minori tassazioni sulla parte energetica e ambientale, maggiori tassazioni sul lavoro e sul capitale. Questo conta. C'è l'altro passaggio
centrale delle politiche europee è quello di conquistare la leadership dell'innovazione tecnologica in questi settori e di creare attorno a questo nuovi settori industriali, anche stimolandoli attraverso la creazione di un mercato interno. Questa è l'idea che ha avuto qualche successo, ma anche qualche fallimento, delle politiche di incentivo delle energie rinnovabili. L'Europa, lo vedremo, è leader in alcuni settori delle rinnovabili. In quei settori è chiaramente il leader anche dal punto di vista dei brevetti e delle patenti. In alcuni di quei settori però non è diventato o non è più il leader in termini di produzione industriale. Ad esempio il settore del fotovoltaico da questo punto di vista è anche in parte un fallimento. E quindi diciamo è una sfida, mentre in altri settori è stato vantaggioso, in altri lo è stato di meno. L'idea di fondo che noi qui diciamo abbiamo di questo cambiamento, voglio andare molto rapido, in parte c'è. Se noi guardiamo diciamo alla quantità, al consumo di risorse, questo è l'indicatore, diciamo, è il consumo di risorse interno. Per unità di PIL vediamo che in tutti i paesi europei questo è sostanzialmente diminuito. Lo guardiamo per l'Italia a partire dal 1970 ad oggi, è sostanzialmente dimezzato per unità di PIL ed è rimasto sostanzialmente stabile in termini di consumo pro capite. Questo vuol dire che la quantità fisica di materie, cemento, ferro, petrolio, legno, voglio dire, consumata da ogni abitante oggi in Italia è sostanzialmente la stessa di quella degli inizi degli anni 70. Quindi che ci sia stato un progresso, una dematerializzazione dell'economia, dei processi di consumo è un dato di fatto, diciamo, in qualche modo incontrovertibile. Che questo significhi complessivamente una diminuzione degli impatti globali abbiamo visto anche che no, e lo vediamo anche qua. Noi abbiamo, guardiamo qua, diciamo socialista, una riduzione molto forte delle emissioni di CO2 per unità di PIL, molto forte poi relativamente, cioè, cominciamo dal 90 ad oggi meno 28% su scala mondo, meno 33% nel G7, meno 40% tra i BRICS. Ma quando andiamo a vederle in termini di emissione pro capite, in un mondo che peraltro è cresciuto, il che spiega perché siamo a più di 50%, voi vedete che c'è stata una riduzione contenuta nei paesi del G7, una crescita molto importante ovviamente nei paesi emergenti. Merita notare che nel 2012 le emissioni pro capite dell'Italia e della Cina sono uguali. Quelle della Cina solo fonti fossili sono il 97% dell'Italia. Non abbiamo il conto perché sono paesi fuori da annesso 1 sulle altre fonti emissive, ma è obiettivamente facile ritenere che in Cina siano quelle più elevate di quelle che ci sono in Italia, quelle che derivano metano, attività agricole, rifiuti, eccetera. Ma dentro questo abbiamo i segni della nuova economia che è emersa e che è emersa in tempi rapidissimi, cioè nel 2000 la potenza eolica installata nel mondo era piccolissima, nel 2010, 10 anni dopo, l'incremento è quasi all'infinito, ma era già una produzione eolica, voglio dire, nel 2000 esistente, e
l'incremento tra il 2010 e il 2012 è pari al 50%, continua a crescere a tassi molto rilevanti. Un progresso analogo per certi versi ancora più consistente, soprattutto perché lo misuriamo a partire dal 2005 in questo caso, è quello che è avvenuto in termini di fotovoltaico, di potenza fotovoltaica installata. Nel 2000, vorrei anche qui richiamare il fatto attuale dell'Italia, nel 2012 la potenza fotovoltaica complessivamente installata in Italia era pari a quella complessivamente installata in Stati Uniti e Cina, sommati insieme. E questo, diciamo, ha determinato un ovvio cambiamento. Oggi i dati, diciamo, preconsuntivi del 2013 ci dicono che il 38,9, il 39% della produzione elettrica nazionale deriva da fonti rinnovabili. Eravamo, diciamo, navigavamo negli anni 2000 attorno, a seconda, diciamo, di quant'acqua c'era e quindi della produzione idroelettrica, tra il 15 e il 20%. Conclusione, voglio dire, ci sono queste grandi opportunità dei green economy. Queste sono legate a una crescita molto forte nella produttività delle risorse. Questa crescita nella produttività delle risorse deve passare, non potrà passare solo attraverso dei miglioramenti graduali, ma solo attraverso dei cambi di paradigma, dei cambi di prodotto, dei cambi completi di modello di produzione. Non so se noi, non tutti gli anni questo premio può presentare dei casi simili. In teoria, tra i premiati di quest'anno c'è qualcosa che ci si avvicina anche un po' vagamente, però io vorrei anche essere sicuro che c'è, quindi non farò i nomi. E questi cambiamenti sono cambiamenti che potrebbero innescare, diciamo, un grande risparmio, un enorme, diciamo, guadagno dal miglioramento nell'efficienza, nell'uso delle risorse. Ed è abbastanza evidente che, siccome queste innovazioni si basano molto anche appunto sul contenuto innovativo, sul contenuto di conoscenza, c'è un ruolo fondamentale per chi si muove prima, non solo, diciamo, per chi arriva dopo. Grazie. Siccome siamo qui a smentire Duccio Bianchi, i nomi farli, perché lo scopo del premio è esattamente questo. A te, Filippo, che nomi? No, sono molto curioso di sapere quali sono questi paradigmi che hai individuato tra i premiati, perché insomma è interessante capire. Con chi mi accompagno, Andrea? Assessore. Allora, qui siamo invece al blocco, alla categoria uso delle risorse. Ci sono delle cose meravigliose, lei è stata anche giovanissimo sindaco, per cui molto a contatto col territorio. Molto a contatto col territorio e sa bene quanto siano importanti esempi come quelli che stiamo per fare. Allora, partiamo con una cooperativa, che è la cooperativa Fattoria della Piana. Vengono premiati per il progetto Ecosistema della Piana. Qua c'è Carmelo Basile. Buongiorno, benvenuto. Allora, voi avete ideato un ecosistema pazzesco. Intanto ci dica dove siete cosa consiste. A Rosarno, in Calabria. Quindi in una terra non facile. Con tante opportunità, direi io. Okay. Perché dove ci sono problemi ci sono opportunità. Certo. Giustamente. E lì avete messo in piedi una cosa che è incredibile. Sì, abbiamo fatto un ecosistema, cioè ci è venuto, non è che l'avevamo pensato prima. Le cose, uno va verso una direzione e poi arriva. Fondamentalmente avevamo problemi e dovevamo risolverli. Ecco come è nato l'ecosistema, se vuole. Certo, assolutamente sì, anche perché, ecco, qua c'è un grafico che ci aiuta, però
lasciamolo lì, ci dica lei, è un sistema che si autocompleta in pratica. Sì, siamo una cooperativa di pastori che raccoglie il latte di tutta la Calabria. Chiaramente aveva tanti problemi, aveva un caseificio che produceva del siero che era una problematica, aveva le stalle, tutti gli allevamenti che producevano letame e liquami che era una problematica, aveva vecchie stalle con Eternit, ulteriore problematica, tanti problemi. Cambiamo logica, tante soluzioni. Eternit li sostituiamo con fotovoltaico. Per quanto riguarda il siero, il letame, il liquame, iniziamo a valorizzarlo in un impianto di biogas. Poi avevamo le acque ancora di scarico che non andavano bene. Avevamo prima un sistema complicato, ultrafiltrazione, non funzionava, consumava solo corrente. Un impianto di fitodepurazione, uno dei più grandi del sud Italia, funziona perfettamente. A sud funziona meglio che a nord perché c'è più sole. Certo. Sì. E funziona veramente. Tutte queste cose alla fine ci hanno creato un sistema che non è solo bello rispetto all'ambiente, ma è molto economico e porta tanti ricavi per tutti. Quindi non è fatto per rispettare l'ambiente, è fatto perché conviene. In primis, e poi aiuta anche l'ambiente. Perché rispettare l'ambiente conviene, questo voglio far passare come concetto. Cioè, chiaro, chiarissimo. Precisiamolo, giusto? Quando qualcuno parla di sviluppo sostenibile, io sfido un altro a dimostrarmi uno sviluppo non sostenibile. Non sarebbe sviluppo. Certo, assessore. Uno sviluppo. No, beh, direi che insomma le parole devono servirci un po' come monito. Probabilmente la presenza di problemi non sono da vedersi solo come problemi, ma come strumento e come pungolo per trovare delle soluzioni, e quindi una ricchezza a trovare da questi problemi, che è una cosa fantastica, secondo me. Complimenti. Grazie. Complimenti allora al nostro Carmelo Basile, foto di rito con il premio per la cooperativa Fattoria della Piana. Bravissimi, meraviglioso. Meraviglioso, da Rosarno, con furore. Secondo progetto premiato, restiamo in ambito agricoltura. Qui parliamo di viticoltura sostenibile, abbiamo un'altra società, è quella la società agricola dei Principi di Porcia e Brugnera, giusto? C'è con noi il Conte Guecello di Porcia e Brugnera. Conte, buongiorno. Stiamo sull'attenti, assessore, perché Conte... Allora, che cosa vi siete inventati voi? Avete fatto un impianto di viticoltura avveniristico. Io conduco l'azienda agricola di famiglia, è un'azienda agricola diversificata, una lunga tradizione dal passato. Quest'anno abbiamo festeggiato l'832esima vendemmia, quindi... Scusi, l'832esima? Sì. E già di per sé questo significa sostenibilità, perché rimanere... Il nostro premio innovazione è arrivato dopo. È arrivato un po' dopo, sì. Qui praticamente il sommo poeta Dante brindava con voi. Dove siete voi esattamente? A Pordenone, in Friuli. Quello che è stato fatto recentemente, quindi negli ultimi 3 anni, oltre alle colture tradizionali che sono allevamento zootecnico, appunto la viticoltura, allevamento di pesci, quindi abbiamo una vasca d'acqua dolce per le trote, abbiamo fatto 3 impianti di energie rinnovabili, uno idroelettrico, uno fotovoltaico e uno biogas. E qui diciamo c'è un'innovazione, perché ci siamo adattati a quelle che erano le richieste del mercato oggi, quindi significava produrre anche energia e non solo energia sotto il punto di vista delle calorie. L'innovazione vera, a mio avviso, è la misurazione di tutto ciò, per cui abbiamo adottato un sistema che si chiama ISO 50001 per segmentare l'azienda e quindi responsabilizzare tutte le maestranze in quello che era il consumo energetico singolo. E l'altro è la misurazione dell'impronta carbonica tramite un progetto con il Ministero dell'Ambiente. Ecco, questo ci ha dimostrato non solo che produrre energia verde conviene all'ambiente, ma anche la misura, e quindi c'è un processo virtuoso per cui ogni anno miglioreremo. Beh, c'è un fil rouge qua, anzi un fil verde che unisce questo progetto a quello della misurazione nelle scuole di poco fa, no? Quindi la misurazione, gli strumenti diagnostici, quanto aiutano nel risparmio, e il vino che viene fuori poi è buonissimo. Buonissimo, ovviamente. Certo. E quindi appunto, oltre a essere buono, e poi più tardi lo assaggeremo anche. C'è al buffet? Sì, più tardi sì. Perché abbiamo appunto... i 2 prodotti delle 2 aziende agricole, quindi state qua. La Calabria cosa... Il pecorino calabro e il vino di Pordenone, meraviglioso, va bene. Del vino bisogna non solo parlarne, ma bisogna assaggiarlo soprattutto. Bisogna vedere. È un accostamento innovativo, anche questo è... Dobbiamo fare il premio cucina innovativa per l'ambiente, master...
Masterchef ecologico. Masterchef per l'ambiente. L'anno prossimo lo facciamo, Andrea. Mi raccomando, assessore. Noi siamo contenti. Pronti, prima fila. Prima fila. Ci tenevo a dire appunto che la misurazione dell'impronta carbonica parte dalla vigna, quindi dall'acino d'uva, fino alla tavola dei nostri consumatori che sono in tutto il mondo. Ecco, questo è stato un lavoro molto importante, questo progetto pilota del Ministero è, direi, veramente innovativo. Conte, se avessi la spada la nominerei cavaliere, ma non posso, allora complimenti. Il premio è la foto con l'assessore. Applauso. Facciamo un applauso preventivo perché il vino poi sarà buonissimo. Siamo convinti di questa cosa, doppiamente buono devo dire. Allora, abbiamo già ideato il premio Masterchef Innovazione per l'Ambiente 2015, quindi ci prepariamo, prima edizione 2015. Esatto, facciamo un quarto settore. Perfetto, cibo. Allora, terzi premiati, qua invece andiamo nella iTech, dovrebbe esserci il presidente di Toshiba Tech Italia, Bruno Amlesu, eccolo qua, buongiorno. Sentite un po' che cosa si sono inventati questi demoni di Toshiba. Buongiorno, benvenuti. Eccoci, buongiorno e benvenuti. Ci sono tutti. Venga lei che è la D, il CEO, come vuole essere chiamato? Il boss. Allora, voi avete portato qua una soluzione di stampa incredibile. Sì, partendo dal presupposto che il gruppo Toshiba da sempre lavora per migliorare le condizioni di vita degli utenti e con una forte attenzione all'ambiente, qua si è voluto affrontare un discorso che è sempre presente nella gestione degli uffici ed è la riduzione della carta. Un desiderata che poi nella realtà non è mai successo perché la carta è in continuo aumento e conseguentemente anche la riduzione delle risorse. Perciò Toshiba ha sviluppato questo sistema ponendosi come obiettivo di ottenere un risultato estremamente fattivo, ma per la spiegazione tecnica penso che il nostro responsabile marketing sia la persona più adatta per dare. Mi dirigo dal responsabile marketing, ci dica lei che cosa avete inventato. Ma allora, il principio di per sé è molto semplice, partendo da una base già costruita, quindi multifunzione tradizionale che fa fotocopie, stampa, fa fax e quant'altro. Scanner. Fa scanner ovviamente di rete a 30 pagine al minuto. La tecnologia, il vero brevetto tecnologico, è il toner, quella polvere magica che si deposita sulla carta, è fatta di un materiale particolare, innanzitutto è blu e quindi questa è la prima novità, ma l'altra novità forte è che il toner può essere cancellato. Quindi, no, scusi, cioè avete fatto la stampante che si cancella? Assolutamente sì, è la stampante che si cancella, quindi il toner depositato sulla carta attraverso quel sistema che vedete sulla destra, che è il cancellatore, è in grado di essere cancellato, o meglio... Scusi, come le penne che si usano alle elementari, quelle che poi si cancellano, no? Esatto, infatti il toner di Toshiba è stato creato con una collaborazione insieme a Pilot, che è una delle società che produce la penna Friction, che col principio del calore appunto viene decolorato. Quindi prima di noi ci sono stati due appunti che sono stati fatti dai relatori precedenti molto importanti. Il primo, la cultura del riuso, è stato detto, e questo è l'esempio della cultura del riuso. Il foglio di carta può essere utilizzato per almeno 5 volte e quindi andiamo ad abbattere l'80% del consumo di carta, e voi sapete tutti quanto la produzione della carta sia un processo inquinante e ad alto consumo energetico. È incredibile, scusi, cioè io finisco la trasmissione, i miei fogli li passo a Edicola Fiore e Fiorello può ristamparci sopra. Esattamente, tutti quei documenti che noi definiamo temporanei, che sono molto numerosi negli uffici, parliamo delle mail che vengono stampate per la lettura ma che poi vengono buttate via, tutte le bozze, no? Una presentazione PowerPoint, uno si accorge di un refuso, prende e butta via tutta la presentazione, quindi tutti questi documenti temporanei possono essere tranquillamente decolorati, perché in realtà il toner non viene rimosso dalla carta ma viene reso trasparente, e il sistema consente la ristampa su un sistema analogo, quindi ancora sulla Eco MFP, come la chiamiamo noi, o anche, se capita, su una stampante tradizionale. Scusi, e come, cioè, il foglio lo stampo di qua, poi quando lo metto di là, esatto. Esce bianco. Esatto, il foglio viene stampato, le due unità non sono collegate, possono essere ubicate in spazi diversi, quindi posso avere più multifunzioni nell'ambito dell'ufficio e un solo cancellatore. Alla fine raccolgo tutti i documenti,
blu possono essere facilmente identificabili rispetto agli altri documenti, vengono posti nel cancellatore, il cancellatore mi decolorò i documenti, mi fa da scansione, quindi qualora avessi delle informazioni riservate che vengono cancellate in zona Cesarini posso salvarle. Oh, geniale! E i due cassetti servono, uno per raccogliere i documenti che possono essere ristampati, l'altro invece per i documenti scartati. E quanti ne decolora? Cioè ci vuole tanto per decolorare? Allora, il sistema di cancellazione cancella 30 pagine al minuto, quindi ha la stessa velocità di stampa del sistema. Professore, e può tranquillamente decolorare circa 5-6 mila pagine al mese senza nessun problema. Leggo negli occhi dell'assessore lo stesso stupore che c'è nei miei. Io mi stavo informando anche perché fino ad oggi il massimo del mio riuso era giro il foglio e lo uso per le ristampe o per gli appunti, insomma. Devo dire che in questo caso, poi mi diceva che questa sarà la prima, giusto? Poi aggancerete il sistema a tutte le altre. È la prima macchina che effettivamente già lavora, ha preso l'anno scorso il premio dal Ministero dell'Ambiente giapponese e adesso è in commercio in Italia. Ed è l'antesignana di una gamma di prodotti che usciranno nei prossimi mesi. Anche consumer? Per il momento si rivolge assolutamente alle aziende, perché i consumi di carta sono fortemente pesanti nell'ambito delle aziende. Poi è logico che i consumi home sono meno forti, ma una volta che avremo portato questa tecnologia su prodotti di basso livello, verrà diffusa. Beh, io credo che questo si meriti un di ovazione dalla platea, applauso. Incredibile, complimenti. Veramente incredibile. Toshiba segna un punto nell'evoluzione, quello che dicevamo all'inizio, no? Le cose che ci cambieranno il nostro modo di vivere e le cose che facciamo, i gesti che facciamo tutti i giorni. Complimenti a Toshiba Tech Italia, la stampante che si cancella. Questo è veramente incredibile, assessore. Il cambio di valletta in diretta. Sì. Cosa facciamo? No. Viene. Allora vi tengo tutti e due, così l'unione finale della Regione Lombardia di Legambiente viene sancita, perché se sembra che cancelliamo uno come la stampante, scriviamo l'altro, no? Allora, andiamo agli ultimi. Abbiamo un'altra azienda, un'azienda che qui siamo nell'ambito del molto tecnologico, la BioOn, dovrebbe essere qua il suo amministratore delegato, Marco Astorri, buongiorno. Buongiorno. Allora, voi fate un biopolimero, che già dire biopolimero è complicato a quest'ora che abbiamo anche fame, un biopolimero di origine completamente naturale, biodegradabile al 100%. Tradotto vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo scoperto 7 anni fa, la nostra è un'azienda di Bologna, che quello che aveva scoperto Natta con il polipropilene negli anni 50, che gli aveva valso il Nobel, può essere sostituito totalmente, tante altre plastiche, da plastica fatta completamente dai batteri. Cioè i batteri da milioni d'anni producono al loro interno una riserva di energia. Per noi esseri umani il grasso. Per i batteri abbiamo scoperto che è poliestere. E quindi noi estraendo questo poliestere ci siamo resi conto che andava a replicare un prodotto piattaforma come il polipropilene, ad esempio, che è la plastica più venduta al mondo ancora oggi. E da lì abbiamo cominciato a fare tantissimi oggetti, tantissime applicazioni per andare a sostituire la plastica fatta dal petrolio. È meraviglioso, cioè la plastica, simbolo del male perché il petrolio eccetera eccetera, voi la fate con degli scarti. Siamo partiti da Bologna nel 2007, c'era una grande crisi saccarifera, chiudevano zuccherifici, ne sono rimasti 3 in Italia oggi. Utilizzando il melasso di barbabietola. Il nostro scopo principale quando siamo partiti con questo grosso investimento è stato quello di scegliere solo gli scarti della filiera agricola, non del cibo. Per noi non ha senso produrre carburanti o materiali con del cibo, cioè i campi non devono nemmeno essere utilizzati per seminare qualcosa che diventa un oggetto. E quindi siamo accorti che il melasso di barbabietola, il melasso di canna da zucchero, il glicerolo, che è lo scarto della produzione del biodiesel, c'è in milioni e milioni di tonnellate. Da lì è partita la nostra rivoluzione seria per andare a sostituire 50 anni dopo un qualcosa di fantastico che ha cambiato la vita di tutti, che è la plastica che oggi tutti abbiamo in grande quantità attorno a noi. E voi siete un'azienda bolognese? Noi siamo un'azienda di Bologna, abbiamo 6 laboratori, 3 negli Stati Uniti, siamo già 40 persone. Stiamo crescendo molto e già anche nelle prossime settimane vedrete parecchi comunicati stampa, articoli che parleranno di contratti che stiamo facendo con le aziende
più belle del mondo che usano plastica, che hanno scoperto che questo è un prodotto che può aiutarli. Io ho 50 euro nel portafoglio, se posso metterli per comprare una piccola quota. Li prendo. Sì, bene, ci sto. Presidente, ma questa è la famosa chimica verde, abbiamo imparato ad amarla negli ultimi anni. Sì, non solo, ma soprattutto è l'Italia che è avanguardia. Dopo il Mater B abbiamo anche quest'altro brevetto, immagino sia, che quindi pone di nuovo l'Italia all'avanguardia nella chimica, che è un settore, diciamo, che per gli ambientalisti non è mai stato molto amichevole. In questo caso invece diventa un elemento di sviluppo. Aggiungo una cosa, che sì, se questo paese imparasse a fare un po' di sistema, tutte queste culture che producono dal biopolimere alla Mater B eccetera potrebbero essere messe in zone, per esempio Terra dei Fuochi, altre zone di